Io oggi vi parlerò della nutria. Vedete, il titolo scelto non è un caso, non è topo, non è castore, è un alieno. Iniziamo a parlare un attimo di che cosa sono le specie aliene molto velocemente. Le specie aliene sono specie non originarie di un posto che vengono importate in modo diretto o indiretto, bene o male, dall'uomo. È il primo, diciamo, causa di queste specie che arrivano. Queste specie aliene possono adattarsi o non adattarsi. Nel momento in cui si adattano, quasi sicuramente vanno a creare quelli che sono degli squilibri ecosistemici. Un esempio è stata la nutria. Perché il titolo non è topo, non è castoro? La nutria è stato il mio elemento di tesi magistrale. E mentre mi informavo su questa specie, tramite dei video, le persone, ma anche degli articoli di blog, vedevo persone che la chiamavano topo, castoro. Io e anche i miei colleghi siamo consapevoli che bisogna dare il giusto nome alle specie e a un individuo, perché se non diamo il giusto nome non sappiamo che animale è, non sappiamo come gestirlo e non sappiamo riconoscerlo. Velocemente, una classificazione tassonomica proprio standard. Il topo, la nutria e il castoro, cosa hanno in comune? Solo l'ordine, Rodentia. Ho usato questa foto un po' distorta della nutria, quella al centro, per vedere effettivamente qual è l'impressione di qualcuno che la vede da lontano. Effettivamente un topo, oddio, geneticamente modificato, per quanto vediamo dei topi belli grossi in città, però forse il castoro, ni, ce lo può ricordare. Ma effettivamente sono così vicini filogeneticamente, cioè davvero la nutria è un castoro? No. Sostanzialmente, l'evoluzione dei roditori si è basata per lo più sull'evoluzione del cranio. Abbiamo avuto tre evoluzioni craniali principali. Quelle che vedete in alto è quella del progenitore. Semplicemente vi faccio vedere quali sono state le differenze morfologiche principali. Vediamo la sciuromorfia in basso, dove masse intere, che è questa parte in marrone che osservate, praticamente si estende al di sotto dell'arco zigomatico. Non si vede la mia freccetta, è l'arto qua, questa è diciamo, la parte zigomatica. Nell'istericomorfia invece parte dello zigomatico mandibolare ha origine sul rostro e passa attraverso un forame infraorbitario, che è quello che vedete in alto, dove vedete la porzione bella grossa della parte marrone, mentre la miomorfia è un insieme dei due, il forame diventa più piccolo. Torniamo indietro. Topo, miomorfia, è quello che vedete in basso. Nutria, istericomorfia, è quello che vedete in alto. Castoro c'è scritto castiromorfa, in realtà è una piccola evoluzione di sciromorfa che vedete in questa slide. Questa semplicemente serve per farvi vedere la filogenesi basata su questo studio, che è una filogenesi appunto diciamo dei tratti craniali, dove la nutria la potete vedere in Miocastor coepus in alto, poi abbiamo Rattus norvegicus, che è quello diciamo classico che noi conosciamo, e poi ho scelto Castor canadensis solo per una questione geografica. La nutria è sudamericana, ho preferito scegliere qualcosa diciamo della sua parte che si estende anche un po' in America piuttosto che il nostro che è europeo. Al massimo, guardando quest'albero filogenetico, possiamo dire che il ratto e il castoro sono vicini, la nutria è completamente lontana. Quindi effettivamente è sbagliato dire che la nutria è un castoro o è un topo. Bene, conosciamo e riconosciamo la specie in esame. La sua zona d'origine, come vi dicevo, è il Sud America. Il carattere dimorfico sono incisivi rosso-aranciati. Se mai avete la fortuna di tenere un cranio tra le mani e ha questi incisivi rosso-aranciati, andate tranquilli che è nutria, perché questo pigmento non si rilascia post-mortem. Le caratteristiche generali, zampe anteriori specializzate per lo scavo, appunto ha delle unghie lunghe, le zampe posteriori invece sono palmate perché è una specie semiacquatica che vive appunto nelle zone di fiumi, poi ha una coda lunga e arrotondata che è quello che la fa confondere col topo, perché sostanzialmente questa coda assomiglia un po' a quella dei topi che noi siamo abituati a vedere. E poi ha una pelliccia caratterizzata da due tipi di peli, di giarra e borra, che sono praticamente la pelliccia sottostante e quella superiore, grigio e marrone rossastra, e una lunghezza del corpo di 47-57 cm senza coda. La coda è 34-40 cm da sola, cioè è un bel animale da vedere. L'ho visto di persona, si vede, è l'animale più facile da vedere in natura perché si fa notare in pratica. Se la nutria è sudamericana, che ci fa in Italia? Ve l'ho detto all'inizio, le specie aliene per lo più vengono introdotte volontariamente o involontariamente dall'uomo.
Nel caso della nutria è stata un'introduzione volontaria, ma non in natura. Nel senso che la nutria veniva utilizzata negli anni 50-60 per la sua pelliccia. È stata importata all'interno di quelle che sono le aziende che si trovavano per le più al nord Italia, veniva utilizzata appunto per creare pellicce, però poi intorno al 1960-65 sono avvenuti due eventi. Il primo, un leggero crollo del vendito delle pellicce. Il secondo, che le pellicce che venivano vendute era preferibile vendere pellicce belle e più morbide. Il pelo di nutria non è particolarmente morbido, quindi si preferivano pellicce di volpe, ermelline e quant'altro. Quindi le aziende, le industrie del nord Italia si sono trovate all'improvviso con questi capi di nutria. Cosa farne? Magari qualcuno li ha uccisi, alcuni no. Immagino ci fossero, diciamo, dei costi da sostenere per lo smaltimento dei corpi. Quindi che cosa facciamo? Vabbè, lasciamoli andare. Tanto non farà male a nessuno, si credeva. Dispersione in natura. Cosa avviene? Vi ho detto, la specie si può adattare e non si può adattare. Si è adattata. Si è adattata perché la nutria è una specie che viene definita specie R. Esistono, diciamo, da manuale, che poi non è propriamente così, ma da manuale esistono due tipi di specie, le R e le K a livello di riproduzione. Le K puntano su qualità piuttosto che quantità, le R su qualità piuttosto che quantità, che vuol dire fanno tanti figli. La nutria si può riprodurre tutto l'anno, è in estro tutto l'anno e praticamente può partorire tra i 6 e i 10 cuccioli. Nella prima generazione ne vivono due. Facciamo un esempio, nella seconda 3, quarto, e così andando avanti con le generazioni si adattano. Vabbè, ma il clima italiano, il clima sudamericano me lo immagino un po' diverso. Ragazzi, in Italia non c'era il predatore. Il predatore della nutria in Sud America è il caimano, in Italia non c'è. Quindi praticamente lei si poteva riprodurre, poteva mangiare, perché mangia per lo più vegetazione ripariale, non c'era il suo predatore. Ad oggi il lupo sta iniziando ad aiutarci dagli ultimi studi, però oggi, non nel 1960. E quindi, ok, si è adattata, è venuta in Italia, l'hanno dispersa, vabbè, abbiamo una specie in più, che fa? Meglio per noi. No, perché appunto crea degli impatti negativi. Il primo è il dissesto degli argini. Praticamente, vi dicevo, si nutre di vegetazione ripariale, la vegetazione che più mantiene gli argini dei fiumi. Noi siamo consapevoli dei problemi di inondazione già che abbiamo di nostro, cioè l'abbiamo visto nei pochi giorni, immaginate che c'è qualcuno che aumenta questi problemi, insomma. Però va a dar fastidio anche alle nostre specie, nella vegetazione ripariale nidificano e si riproducono molta fauna ornitologica nostra. E per finire dà fastidio alla lontra. La lontra è nostrana. E perché dà fastidio alla lontra? Perché vanno in competizione, non per l'alimentazione, perché la lontra è per lo più carnivora, la nutria è per lo più vegetariana. Però cosa accade? Scavano praticamente le stesse identiche tane nelle stesse identiche condizioni. La nutria è più grossa, la nutria è più aggressiva della lontra. E quindi la lontra si allontana. Considerate che, se non erro, l'home range di una nutria è di 2 km, quindi dove si trova la nutria non troviamo la lontra. Nello specifico della mia tesi io mi sono occupata della Campania, quindi vi parlerò di quello che so piuttosto che parlarvi di qualcosa di un po' più astratto. Questa è una mappa dell'idoneità ambientale della specie. Cosa mi dice questa mappa? Mi dice la percentuale di idoneità di un posto, cioè se la nutria lì può vivere bene o non vivere bene. I colori più freddi, tipo il blu, l'azzurro, sono le probabilità basse, i colori più caldi sono le probabilità più alte. E direte, vabbè, ma io da queste immagini la maggior parte che vedo è blu. I colori più caldi sono praticamente incentrati nei fiumi principali della Campania, che bene o male riescono a collegarsi tra di loro. Quindi cosa vuol dire? La nutria si sposta all'interno della Campania. Prima, come giustamente diceva anche il professore Fulgione, gli animali non sanno quali sono i confini. Io la Campania l'ho studiata come una scatola chiusa, ma noi non dobbiamo immaginare una scatola chiusa. Il Garigliano praticamente metà è in Campania e metà in Lazio. Le popolazioni non fanno altro che scambiarsi e quindi aumentare, diminuire, riprodursi e quant'altro. Come si svolge una mappa dell'idoneità ambientale? Velocemente, prima si fa una fase di monitoraggio,
Sono stata sul campo da sola, sono andata sul campo col team del professore Fulgione che è stato il mio relatore di tesi magistrale e sostanzialmente andando sul campo cosa abbiamo visto? Abbiamo visto 35 punti di segnalazione diretta che nella mappa vedete con i puntini in rosso e 38 di segnalazione indiretta. Cosa vuol dire? A un certo punto abbiamo deciso anche di utilizzare la Citizen Science, ovviamente confrontata, validata e accertato che appunto quelle che erano state viste erano nutrie. Quindi abbiamo avuto 73 punti di segnalazione totale. E tramite diciamo, un calcolo che prende individuazione, prende in riferimento uno studio di Vellata e Ragni del 1991, abbiamo ipotizzato una popolazione iniziale di 150 individui. Vabbè, 150 sono pochi. Se non facciamo assolutamente nulla, praticamente questa è una proiezione in 50 anni, si fa tramite quella che è una PBA, ovvero una Population Viability Analysis. Vi proietta, prendendo in considerazione i dati demografici della specie, l'attuale numero, cosa accade da qua a 50 anni. Praticamente aumenta annualmente del 13% e alla fine di questi 50 anni abbiamo una popolazione di 1.367 individui. La cosa in realtà che più mette all'occhio, ok, non arriviamo a 50 anni, fermiamoci a 4. Praticamente a 4 anni siamo a 300 individui. In solo 4 anni si è raddoppiata la popolazione. Quindi cosa fare? L'Europa sostanzialmente ha fatto ormai da anni una chiamata a tutti i paesi europei dicendo: queste sono le specie aliene di maggior interesse europeo, la nutria è all'interno di questa lista. Sappiate che secondo noi bisogna agire secondo determinati modi. Per quanto riguarda la nutria, il consiglio dato dall'Unione Europea è l'eradicazione. Perché l'eradicazione e perché non altri metodi? Per esempio alcuni, se non mi sbaglio forse era l'Inghilterra, avevano deciso di prelevarli, sterilizzarli e quant'altro. Noi a volte ci dobbiamo focalizzare anche sul paese in cui ci troviamo. Sappiamo tutti quali sono i costi di gestione della fauna e sappiamo tutti che o si agisce subito, come potete vedere dal grafico precedente, ma lo vedete anche qua perché la curva in blu è quello che avete visto precedentemente, o si agisce subito o la popolazione continuerà a crescere. In questo caso di questo piano di gestione, è sempre un piano di gestione che ho analizzato io tramite sempre un sensitivity analysis e ho preso in esempio, io ne avevo fatti una decina, però ho preso in esempio quello con i costi minori. C'è un costo di 10 anni di gestione, vuol dire assumere per 10 anni dei selio-controllori che vadano a prelevare 40 individui e cosa accade? La curva che vedete in rosso. Praticamente nei primi 10 anni la popolazione inizia a scendere. Vi ho detto è resistente, si riproduce, è adattata, quindi a un certo punto ricomincia a crescere. Però alla fine dei 50 anni è di 204 individui. Prima era 1.367, prelevando solo 40 individui ogni 10 anni. Quindi un costo di gestione davvero basso. E sostanzialmente il focus di oggi, e concludo, il focus di oggi è i mammiferi nell'antropocene, cioè come l'uomo va ad agire sui mammiferi. Noi abbiamo agito ormai negli anni in impatti negativi, ne siamo consapevoli, altrimenti non staremo qui a parlare di cinghiale, problema cinghiale, non staremo qui a parlare dei problemi delle specie aliene. Oggi qui presente ci sono molti naturalisti e molti futuri naturalisti che sono qui proprio per formarsi, per diventare tecnici e essere consapevoli che abbiamo fatto degli impatti negativi ed è il momento di iniziare a fare degli impatti positivi. Grazie per l'attenzione.